Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto io e Mattia, il mio ragazzo, ci teniamo tanto a ringraziarvi per tutti i commenti che ci avete lasciato sotto il video che abbiamo registrato assieme. Siamo molto contenti perché vi è piaciuto tanto e spero tanto che vi faccia piacere anche l'idea di caricare altri video assieme. Altra domanda, anzi la prima domanda che vi faccio è: vi piace questo nuovo sfondo? Ho voluto utilizzare queste lucette che mi sono state inviate da un'azienda che si chiama Innotech, che ha un negozio su Amazon con tutte cose per la casa molto carine come luci, diffusore. Abbiamo un ospite speciale anche nel video di oggi, anche un paio di video fa avevamo questo ospite speciale, il nostro Whisky. E me lo coccolo un po' intanto, anche perché non lo vedo tantissimo. E quindi se volete andare a visitare la pagina del loro negozio, semplicemente la pagina di queste lucette, se siete interessate, visto che sta arrivando anche il Natale, le feste, quindi insomma tornano sempre utili, vi metto nell'info box l'indirizzo, il link diretto alla pagina su Amazon, insomma, dove potete trovare queste cose. Insomma, volevo chiedervi se vi piace questo nuovo sfondo, ecco, perché il canale non è solo mio ma è nostro. Detto ciò, in questo video oggi vi voglio mostrare i prodotti che mi sono stati inviati dal sito Bio Vegan Shop. Vi metto il link anche di questo nell'info box sotto il video. Praticamente mi hanno contattato un po' di tempo fa chiedendomi di scegliere alcuni dei prodotti disponibili sul loro sito. Io ne ho scelti un po' e me li hanno inviati tutti, sono stati gentilissimi veramente e me li hanno inviati subito, quindi li ringrazio tantissimo. Ho voluto condividere con voi in questo video, anzi voglio condividere con voi in questo video i prodotti che mi sono stati inviati. Allora, partiamo dal primo. Il primo è questo rossetto, che non è un rossetto rosso, io pensavo fosse rosso, in realtà è un color ciliegia molto molto bello, della Sobietic, è il numero 01 e si chiama Rouge Baiser. È appunto un color ciliegia che a me piace tantissimo e questo l'ho già provato, l'ho già applicato un paio di volte, quindi vi posso fare una mini recensione. E mi sono trovata molto molto bene perché rimane per tante ore sulle labbra e non me le secca. Se mi seguite da un po' sapete che ogni tanto io mi lamento perché ci sono diversi rossetti che mi seccano le labbra. Questo invece le mantiene molto morbide e colorate a lungo, veramente tante ore, e quindi sono già molto contenta di questo prodotto. Ho preso poi questo balsamo per le labbra della Sobietic liquido e colorato, e che cercavo da un po' di tempo perché si trovano spesso in stick ma non trovo quasi mai quelli liquidi colorati ottimi, cioè che mi piacciono veramente tanto. Io avevo sentito parlare molto bene di questo prodotto e quindi insomma ho voluto provarlo. Voi l'avete già provato? Ho scelto poi come terzo prodotto questo latte corpo della marca Lift Argan, che mi è piaciuto subito. Ho voluto poi provare dei prodotti di una marca che non avevo mai provato, che è questa, che si chiama Centifolia o Centifolia, non lo so, sicuramente lo sto pronunciando in maniera errata, scusatemi. E, che è appunto una marca francese, e ho scelto un gel doccia alla rosa. Gel doccia biologico, deterge la pelle in tutta dolcezza grazie alla sua base lavante delicata derivata dallo zucchero e dal cocco, classificati tra i tensiattivi più delicati, senza solfati, e al pH neutro della sua formula. Leggero e facile da sciacquare, la sua schiuma libera una profumazione dalle sensuali note di rosa. Sentiamo se già riusciamo a sentire qualcosa. Che buono, è buonissimo, lo provo già stasera perché sa veramente di rosa, però non ha un profumo fastidioso, è molto delicato. Della stessa marca ho preso anche lo shampoo per capelli normali, che ha all'interno l'estratto di proteine di mandorla dolce, olio di camelia, succo d'aloe vera e burro di karité, che quindi vanno bene un po' anche in realtà per tutti i tipi di capelli, e c'è scritto che è adatto ad un uso frequente, quindi a chi comunque si lava spesso i capelli, e io per lavoro spesso lo devo fare e quindi ho voluto provarlo appunto per questo motivo. Sentiamo il profumo, che buono! Diciamo che è un misto tra mandorla e vaniglia, non vedo l'ora. Della stessa marca ho voluto poi prendere anche il balsamo dopo shampoo al lampone, che mi ha incuriosito subito, che all'interno ha anche olio di jojoba e proteine di mandorla dolce, quindi dovrebbe essere veramente molto districante. Sentiamo? Che buono! Buonissimo! Poi io adoro il lampone,
Buonissimo, è molto molto delicato anche in questo caso, quindi non è che si senta un profumo forte di lampone, è molto molto delicato. Anche questo lo proverò prestissimo. Ho preso poi l'olio di macadamia che voglio utilizzare per preparare delle maschere per i capelli e per il viso, perché è ideale per chi ha la pelle secca, quindi secondo me questo è il periodo ideale. Poi ho preso anche questa maschera per il viso che va a disintossicare il viso, quindi una maschera detox che adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili. Io adoro le maschere per il viso, anzi fatemi sapere se volete vedere un video in cui vi parlo un po' di tutte le maschere che sto provando negli ultimi mesi e di cosa ne penso, sia in positivo che in negativo. E quindi ho voluto provarla perché questo secondo me è un periodo adatto in cui ci vediamo ogni tanto la pelle un po' spenta, un po' grigia, e una maschera detox è quello che fa il caso mio in questo caso, e magari anche al caso vostro, insomma, se vi vedete ogni tanto un po' il viso colorito spento. Ho voluto provare anche questa maschera rigenerante anti-age, sempre della marca Centifolia, che ha l'estratto di dattero. È una maschera appunto idratante, rigenerante e illuminante, di cui ho sentito parlare molto bene, quindi ho voluto provarla. Ho preso poi anche questi due sieri. Il primo è il siero di Jean Zac per pelle perfetta, c'è scritto, e a me piacciono tanto i prodotti di questa marca perché utilizzano appunto l'acqua termale, che a me fa molto molto bene, cioè io vedo che proprio la pelle mia si rigenera quando utilizzo i loro prodotti e sono molto molto delicati, quindi non vedo l'ora di provare questo siero che va applicato prima della crema per il viso. L'altro siero invece è quello della marca Lift Argan, che è un siero illuminante, anche di questo ho sentito parlare benissimo. Fatemi sapere se l'avete già provato, vediamo se si sente il profumo. Che buono! Sa un po' di fiori, cioè un po' fiorito come profumo, però vanigliato, nel senso che sa di vaniglia ma contemporaneamente di fiori. Non so se sono riuscita a spiegarmi, però è buonissimo. Ho scelto poi la versione mini, diciamo, da 30 ml del latte corpo idratante, sempre di Jean Zac, perché appunto voglio tenermelo, perché tra un po' di tempo andrò all'estero 3-4 giorni con Mattia, e quindi ho voluto insomma acquistare una mini size da portarmi. Tra l'altro qui leggo che c'è scritto che è adatto a pelle disidratate, sensibili, secche, ed è controllata dermatologicamente ed è formulata e testata per ridurre al minimo, diciamo, le reazioni allergiche. Io sto traducendo dal francese perché non c'è scritto in italiano. Ho preso poi questa crema notte della marca Lift Argan, quindi c'è scritto balsamo notte illuminante. In realtà l'ho già utilizzato, non so se si nota. L'ho già utilizzato 4-5 sere di fila, in realtà, e mi sono trovata benissimo fin da subito, perché va proprio ad ammorbidire tantissimo la pelle e ad illuminarla fin da subito, e anche nei punti in cui magari ho dei rossori la sera, soprattutto con tutti gli sbalzi della giornata tra caldo e freddo, la stanchezza e tutto quanto, va a calmarli immediatamente, quindi di questo io posso già parlare molto bene, e ha un profumo buonissimo ed è a base ovviamente di olio di argan. Bene miei cari e miei cari, questi erano i prodotti che ho preso su Bio Vegan Shop, e presto in qualche video, magari in un video delle scoperte del periodo in cui vi parlo un po' delle prime impressioni che ho avuto dei prodotti, vi parlerò già di alcuni di questi prodotti. Voi se li avete già provati fatemi sapere che cosa ne pensate, e niente, io spero tanto di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi magari dato qualche spunto per qualche acquisto, o comunque di aver fatto passare un po' di momenti spensierati. Vi mando un bacione, vi ringrazio tanto per aver guardato il video, noi ci vediamo nel prossimo, ciao!